Ciao a tutti, io e Piccettino siamo qua per presentarvi un graditissimo ritorno in edicola, un ritorno che veramente ci fa felici ed è un ritorno che aspettavamo con trepidante trepidazione. Ecco a voi la variant, sì, ho solo la variant al momento, dedicata a Morgan Lost, le Night Novel. E sapete una cosa, a conti fatti questo volume sarebbe il 45esimo numero di Morgan Lost. È vero che Morgan Lost va a serie, cioè a stagioni, quindi sei numeri, uno da 1 a 6, poi ricomincia. Infatti questo porterà sulla costina il numero 1 delle Night Novel. Però siamo al 45esimo volume, non ci ho fatto caso, ci ho fatto due conti. Quindi diciamo, Morgan Lost prosegue con incredibile gioia. Questa è la Variant Edition che trovate a Lucca. Questa invece, se non mi ricordo male, dovrebbe essere invece la copertina che trovate in edicola normale. Il volume si chiama Il fine ultimo della creazione. Costa 3,90 euro, se non sbaglio, perché la Variant costa 6 euro. Il volume normale costa 3,90 euro, se non sbaglio, siamo al formato che ha reso famoso Morgan Lost, ovvero il formato morgallostiano, il Bonelli versione 2.0, ovvero quello un po' più grande, in bianco e nero, da 66 pagine. Quindi il morgallostiano, continuiamo con, diciamo, la collezione uguale all'interno dei nostri scaffali. Ho letto da qualche parte un po' di polemiche sulle costine, che sono effettivamente tutte uguali, riportano soltanto scritta Morgan Lost e il numero, quindi praticamente abbiamo n numeri 1, n numero 2 tutti uguali, ma a me questa cosa tutto sommato non dispiace, anzi mi rende Morgan Lost quel goccio di follia in più al suo interno. Beh, la copertina ve la commento perché è giusto, anche se è una variant, ed è sempre di Fabrizio De Tomaso, cioè Fabrizio De Tomaso ci fa la variant e ci fa la regular. Beh, la regola è questa qui, inquietantissima, con questo coniglio psicopatico e Morgan disegnato tipo vetrata di una chiesa. È spettacolare, l'ho vista dal vivo, pensavo di comprare anche quella. La variant invece è questa, con la stessa vetrata, diciamo, rifatta proprio a vetro, a mattoni quasi. Che cazzo, è geniale, inutile girarci intorno. Sia che la guardate per il così. Sia colorate per il così, Fabrizio De Tomaso ha fatto un numero della Madonna. Cioè il suo coniglio è inquietante. È vero che i conigli Morgan Lost sono sempre stati inquietanti dalla famiglia Rabbit in poi. Un coniglio Morgan Lost non è mai una cosa così piacevole e pasquina. Però, cacchio, che belle. Poi, vabbè, ragazzi, c'è una realtà in queste mani che fa paura. Cioè, veramente, Fabrizio De Tomaso è una fotografia, cioè un essere umano che fa fotografie su carta. Non so come spiegarvelo. Guardate che meraviglia. Anche l'idea matta di non mettere proprio Morgan, ma mettere questo simulacro di Morgan in copertina, fatto in versione ancora più spinta nella variant, è geniale. Tra l'altro, questo richiama la croce. Cioè, mi piace tantissimo. Cioè, sono tutti simboli. Anche perché il titolo dell'albo è Il fine ultimo della creazione. Insomma, c'è un che di sacrale, c'è un che di religioso, c'è un che di veramente bello. Cioè, io vi dico grazie. Cioè, si ritorna col botto, si rialza ancora di più l'asticella della bravura, si rialza ancora più l'asticella del facciamoci vedere. Perché comprare Morgan Lost anche solo dalla copertina? Quindi spettacolo puro, veramente, complimenti. Le variant non hanno redazionali, so che sulla regolare c'è uno scritto di Chiaverotti, vediamo di recuperarlo in qualche modo, sulla variant non ce n'è. Quindi passiamo subito all'interno dei disegni, ovvero di Giovanni Talami. Giovanni Talami è una colonna portante del tempio morgallostiano e diciamo che non si fa fatica a capire perché. È incredibile, cioè veramente è fantastica. Cioè, anche solo vedere il suo Morgan, Greta, il come ci introducono il come ci viene introdotto Morgan Lost. C'è una specie di riassunto all'interno della stagione fatto da questi demoni che stanno in questa taverna. Cioè, geniale. Io trovo che sia tutto fantastico. Poi
Poi abbiamo, vabbè, i soliti riferimenti all'Egitto di Nuegliopolis, che poi non è mai stato molto approfondito questo genere di cose. Abbiamo Morgan con le sue espressioni incredibili. Abbiamo anche scene horror pure, insomma, qualcosa che richiama davvero un horror puro. E poi abbiamo questo nuovo, vabbè, il Plaitaget Stem, devo farvelo vedere perché è fantastica. Questa citazione non ve la cito neanche, la capite da soli. E poi abbiamo lui. Lui è l'aspirante nuovo rockstar dell'assassinio. Sapete tutti come si sta sviluppando la Morgan Lost, sapete tutti, la Madonna, guardate che bello. Cioè, a livello grafico Morgan è impressionante. Cioè, è anche inquietante. Non vi voglio scendere oltre nei dettagli perché spoilererei cose che vanno lette e basta. Quindi, a livello grafico, Morgan Lost è la solita figata fotonica. Cioè, Giovanni Talami si dimostra anche forte del fatto di essere comunque all'interno del team Morgan Lost, della family di Morgan Lost, da molto. Si dimostra bravissimo a tenere in mano il personaggio, a portarlo avanti, a metterlo sui binari che è giusto che lui abbia. Quindi, ogni pagina che aprite, ogni... mamma mia, ogni cosa è al suo posto, quindi promosso al mille per mille. La parte grafica, vabbè, Morgan non ha mai avuto problemi. I testi sono sempre di Claudio Chiaverotti. Beh, Claudio Chiaverotti è tornato, Claudio Chiaverotti vuole raccontarci ancora altre avventure di Morgan, altre pazzie, altre discese nel... Ma soprattutto ha cambiato un po' lo status quo del personaggio. Perché? Perché è andato a sconvolgere l'esterno del personaggio. Cioè, il mondo di Morgan Lost è un po' cambiato. Anche Morgan soffriva per la moglie, questa parte un po' nata neveriana, che poi è stata risolta in un modo incredibile. Si è spostata in un altro livello. Ha spostato il discorso anche del potere costituito. Insomma, abbiamo un personaggio che già conosciamo che si sta muovendo in un mondo che nemmeno lui sta conoscendo perché si sta riformando dopo quello che abbiamo letto nella saga precedente. Quindi è tutto un divenire, anche i rapporti di amicizia, fiducia e che ne so, anche presunto magari flirt che ci poteva essere, sono un po' cambiati. Vediamo lui con Pandora, per esempio, in questo volume. È proprio una cosa interessante da vedere. Cioè, è una miniserie che rievolve il personaggio, che lo fa reiniziare, ed è mai come oggi questo numero uno, è davvero un numero uno. Insomma, Claudio Chiaverotti non ha alcuna paura di ribaltare i suoi personaggi, di mettergli in mano situazioni o cose strane e soprattutto di metterli in gioco. Di metterli in gioco per portarli a livelli che umanamente ci fanno sentire proprio un po' di pietà per loro, perché il povero Morgan veramente ne patisce d'ogni. Io ripeto quello che ho detto da tanti mesi a oggi, che l'ho sempre detto e continuo a dirlo: Morgan Lost è una pubblicazione da leggere. Morgan Lost è una bellissima serie. Morgan Lost è, ripeto, è la Netflix di La Bonelli. Morgan Lost è il seriale vero della Sergio Bonelli editore. Per me, il fine ultimo della creazione è un numero uno, un nuovo inizio, un gradito ritorno. E soprattutto è finalmente un altro appuntamento fisso mensile, veramente. Io posso solo fare gli applausi e aspettare con santa impazienza il continuo di questa serie. Abbiamo anche un nuovo super cattivo, cioè super cattivo, un nuovo serial killer. Sì, un po' fanno supereroe con le maschere e tutto. Abbiamo tantissima carne al fuoco ed ora è il momento di masticare piano piano mentre lo chef Claudio Chiaverotti e tutto il suo staff ci cucinano queste night novel. E sto giro davvero non state soli al buio, perché Morgan Lost non è detto che riesca a salvarvi. Intanto vediamo se salverà lui stesso. Ciao a tutti, baci e abbracci e grazie mille. Siamo tornati per restare. Altra miniserie, altro appuntamento fisso, altro grande grazie a questa famiglia morgallostiana. Davvero tanto. Ciao a tutti e appuntamento in edicola. Fisso.